Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. In realtà questa è un po' la seconda parte del video precedente perché avevo ancora altre cose da dirvi, ma non volevo farvi un video troppo lungo, quindi forse questo lo pubblicherò domani. Oggi volevo parlarvi di perdono, cioè rispondere alla domanda per manifestare una persona specifica qualora questa ci abbia fatto del male, ci abbia fatto soffrire, è necessario perdonarla? Prima di iniziare, io vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti dei miei social, su Instagram le testimonianze, l'email a cui richiedere gli audio personalizzati, il mio libro su come manifestare la persona specifica, eccetera. È tutto in descrizione. Vi dico la mia, che non è la verità assoluta, ma è la mia opinione, sulla base della mia esperienza, soprattutto nella manifestazione della persona specifica, che è il tema principale di questo canale, perché io insomma ho scoperto la LOA proprio grazie alla persona specifica e ho davvero davvero applicato qualsiasi cosa, traendone anche tanto beneficio. Quindi mi permetto di darvi un mio parere, potete ovviamente essere d'accordo così come no, l'importante è commentare in maniera educata eventualmente. Allora, secondo me, per manifestare una persona specifica è necessario perdonarla effettivamente? Io torno sempre allo stesso punto. Allora, innanzitutto bisogna chiarire cosa vuol dire manifestare. Manifestare in effetti non ha un solo significato, significa semplicemente che qualcosa appare nella nostra 3D, qualcosa si presenta a noi in maniera positiva, in maniera negativa, qualcosa che è presente nella nostra 3D. Quando noi riusciamo a manifestare qualcosa, intendiamo che siamo riusciti a realizzare, ok, quel qualcosa, che solitamente è un qualcosa di positivo. Affinché si manifesti la persona specifica, nel senso di riuscire ad avere una relazione duratura con quella persona, un'amicizia duratura, se intendiamo questo con manifestare la persona specifica, allora io vi dico, no, il perdono comunque non è necessario e non è una cosa dovuta, ma sicuramente per avere una manifestazione che sia, ripeto, duratura, c'è bisogno di revisionare la visione, scusate il gioco di parole, che noi abbiamo di quella persona. Cioè, è ovvio che se io faccio la tecnica di telepatia, io posso ottenere il messaggio. È ovvio che se io faccio delle affermazioni io posso ottenere l'incontro, la comunicazione, ma se io non cambio la visione vera che ho di quella persona, le mie credenze inconsce su quella persona in positivo, sarà più difficile ottenere effettivamente una relazione che sia positiva e duratura con quella persona. Il perdono però è qualcosa di necessario, io volevo proprio chiarire questo punto, il perdono. A mio parere comunque no. Cioè, parte del percorso di crescita personale, secondo me, è anche non il perdono. Semplicemente accettare quello che ci è successo, decidere che non ci va più bene, qualora quella persona ci abbia, ripeto, mancato di rispetto, ad esempio, e cercare però di capire che non è colpa nostra. Io direi che è più fondamentale questo, è più utile questo, il dirsi, ok, è successo questo, oggettivamente è successo, non voglio negare la realtà, questa cosa potrebbe comunque portarmi a qualcosa di buono, quindi revisionare, io lo accetto, so che non l'ho meritato, so che non è stata colpa mia, sicuramente avevo degli assunti non favorevoli, ma li posso assolutamente cambiare. Io da oggi voglio di meglio, non voglio più quelle mancanze di rispetto. So che quella persona è capace di fare di meglio, so che esiste una realtà nell'ottica sempre anche del transurfing, delle realtà parallele, mettiamola così. Esiste una realtà in cui quella persona già è la persona che io desidero, come la desidero, e voglio manifestarla in quella versione lì. Quindi di conseguenza, in tal senso io non sto perdonando, sto semplicemente decidendo di volere di meglio e di per ora non rimuginare troppo sul passato. Piccolo disclaimer, ma già ne abbiamo parlato tantissimo in video vecchi, io non mi sto riferendo a relazioni che siano d'amore o d'amicizia realmente tanto patologiche, tanto problematiche, no,
Io in quel caso consiglio di fuggire, fuggire, fuggire. Non è questo di cui stiamo parlando. Io sto parlando di relazioni in cui le cose vanno malino, ci sono fraintendimenti, le mancanze di rispetto che purtroppo capitano normalmente nelle relazioni. Insomma, non stiamo parlando di relazioni proprio patologiche e pericolose. Chiariamo questa cosa qua. Insomma, per rispondere brevemente alla domanda, secondo me, per manifestare, cioè avere una relazione duratura, che sia d'amore, d'amicizia o quello che è, con una persona, non serve tanto il perdono quanto la revisione di quest'ultima. E la revisione di ciò che noi pensiamo di quella relazione in senso generale, cioè io devo revisionare non solo la SP, ma anche cosa io penso delle relazioni d'amore, cosa io penso delle relazioni d'amicizia, cosa io penso degli uomini se voglio avere una relazione con un uomo, cosa penso delle donne se voglio avere una relazione con una donna. Devo provare almeno a revisionare e a cambiare gli assunti come gli uomini sono tutti traditori, le amicizie non esistono, le donne in amicizia sono tutte gelose, tutte queste cosine qui, in questo senso, ok? Bisogna fare il lavoro. Il perdono, per me, che non ho una visione della spiritualità come dobbiamo essere tutti santi, fiorellini, cuoricini, dobbiamo ignorare l'altra e farci trattare di pezza, no, per me. Il perdono non è necessario, se avete capito quello che vi voglio dire. Spero che questo video non sia frainteso. Fatemi sapere nei commenti, mi interessa questa cosa, cosa ne pensate? Se avete avuto esperienze in merito, ripeto per favore con educazione, perché altrimenti io oramai non rispondo più, li cancello i commenti irrispettosi e gli insulti. E se avete idee per i prossimi video potete scrivermele qua sotto. Intanto vi mando un bacio, recuperate anche il video precedente. E ci vediamo al prossimo.